Antonello Papadella, che insegna microbiologia alimentare all'Università di Teramo. Ciao, ciao Antonello. Parliamo della passata di pomodoro, perché prima vantandoci con Fabio abbiamo la possibilità comunque di ordinarla appunto fatta in casa dall'amico, dalla mamma che lo fa e che magari fanno piccole produzioni, però quando uno va a comprare la grande distribuzione troppo spesso trova una passata acida. Certo. Terribilmente acida, com'è possibile? Ma perché questo? Noi siamo distratti, a volte noi compriamo e non guardiamo l'etichetta e scopriamo che molto spesso quella che è la passata acida è una passata citrica, cioè una passata che è acidificata con l'acido citrico. E per quale motivo? Questo consente di usare un trattamento termico più delicato, quindi l'azienda da un lato ha un risparmio perché impiega meno calore per trattare il prodotto. E poi, anche se magari va un pomodoro che non è proprio perfetto, l'acidità dell'acido citrico copre un po'. Ecco, perché la passata è praticamente un pomodoro che è stato sbucciato, il succo del pomodoro. Una spremuta, no? Di pomodoro concentrata. Concentrata che vuol dire? Come si fa a concentrare il prodotto? Trattandolo al calore in maniera da fare evaporare l'acqua, una parte dell'acqua, e alla fine bisogna arrivare ad un determinato livello di concentrazione che è fissato dalla legge, perché si chiama passata. Quindi una cottura c'è di questo pomodoro? C'è un trattamento, sì, termico al calore, perché bisogna prima spremere il succo, poi bisogna raffinarlo per togliere le bucce, poi concentrarlo parzialmente, pastorizzarlo e riempirlo a caldo nei contenitori. Ecco, andiamo a vedere nelle passate industriali come orientarci nelle varie confezioni. Nella scelta. Scelta. Perché partiamo dalla più bassa dalla categoria. Dalla più bassa categoria, diciamo che è quello di in plastica, in contenitore plastico. In questo caso è una passata citrica, il prodotto che è in plastica quasi sempre è citrico. Ma cioè c'è scritto dietro con aggiunta di acido citrico? Pomodoro, sale, acido citrico, correttore di acidità, acido citrico. Poi si passa al vetro, il vetro caratterizza i prodotti di qualità migliore. Vetro che contiene pomodoro e sale e può contenere l'acido citrico, oppure pomodoro e sale soltanto. Soltanto. Per esempio pomodoro e sale qui, però non dice quanto pomodoro c'è. E siccome la legge permette di usare fino al 5% di acqua senza dichiararla, se io non indico quanto pomodoro ho messo, potrei aver aggiunto dell'acqua. Se io metto 100% pomodoro, vuol dire che non ho aggiunto acqua. Pomodoro. Quindi se uno legge, di solito chi non aggiunge acqua lo scrive 100% pomodoro o no? No, perché comunque se non c'è scritto la quantità di pomodoro, tu l'acqua potresti averla aggiunta. Invece in questa confezione tu hai pomodoro 95%, sale. Sale, e basta. Okay. Fino ad arrivare al top dove c'è solo pomodoro, quindi non c'è nessun additivo. Neanche sale, niente. Neanche sale, solo pomodoro e in più c'è l'indicazione della regione di provenienza. Esatto, in questo caso questo è l'Abruzzese. L'Abruzzo. Ecco, perché se la passata è obbligatorio che il pomodoro sia italiano, non è obbligatorio indicare la regione da dove viene questo pomodoro, no, vero? No, non c'è un obbligo di rintracciabilità come c'è invece sulla carne e su altri alimenti. Ecco, quindi insomma, se noi vogliamo essere sicuri della zona, dobbiamo conoscere appunto lo stabilimento, il produttore, insomma. Sì, oppure abbiamo il produttore. Può essere scritto, come lì passata, sì. Pomodoro abruzzese, c'è scritto l'origine. C'è scritto l'origine. Vabbè, poi vedremo che consistenza deve avere una passata per dirsi buona, perché abbiamo uno strumento fatto proprio per misurarla la passata, sì, no? Per misurare la consistenza delle salse. Quindi vengo da te tra pochissimo e torno in cucina perché il nostro Fabio Picchi ci ha promesso che ci insegna a fare il ketchup fatto in casa. Secondo i bambini vanno matti per il ketchup. Sì, ecco, io eviterei di comprare, ho sempre evitato di comprare il ketchup anch'io industriale ai miei figli. Però per rispondere... Vabbè, tu sei Fabio Picchi, quindi ti puoi anche permettere questo. Noi comuni mortali... No, Steva, ma è facile. Se voi andate per mercati e cercate mele vere, quelle piccoline, anche un po' bruttacciole, ma saporite, e le grattugiate, vedi, a filini, e le mettete un po' con un cucchiaio di zucchero, un solo cucchiaio di zucchero di canna, insieme a due cucchiai di aceto, un po' di passata, queste mele, lo fate cuocere per una decina di minuti, poi quando è bello denso, lo frullate ed ecco qua. Lo frulli con tutte le mele o le con filtri? Con le mele, tutte, certo. Anche con le bucce, è facile. Non e lo tenete. Non ci posso credere, questa è proprio una salsa ketchup. Sì. Assaggiala, ti prego. Sì, l'assaggio, guarda. Perché lasciata in frigorifero poi per qualche giorno, va bene? Buonissima. Noi dobbiamo battere l'industria, perché l'industria ci mette tutti i saporini, quelli fasulli, che poi ai ragazzi li piacciono. Quindi, ricapitolando... Mela.
pomodoro, passata di pomodoro. Allora, abbiamo detto le dosi. Un cucchiaio di zucchero, okay, di quello bruno, mi raccomando. Okay. Due cucchiai d'aceto. D'aceto. Una mezza mela. Cinque cucchiai di passata di pomodoro. La mela serve perché è densa, fa c'ha la pettina. Pettina dentro, tu mi insegni, okay, capito? Per cui diventa proprio... Fai andare finché non raggiunge la densità lo che vedi? Vuoi, poi frulli il tutto. E la metto in frigorifero a riposare. Prendo le patatine, le grattugio. Posso vedere questa patatina molto interessante? Senti, certo. Ma assaggiala. Patatine fritte fatte in casa, buonissime. Guarda, tac. Sì, 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 ma io non posso mangiare in diretta perché non è elegante. Ascoltami. Però... se la fate nella grattugia... Ecco, facci vedere come queste patatine. Se usate la grattugia questa qua, questa parte qua, certo, va bene. Mi raccomando, perché poi la patatina rischia di bagnarsi. Allora fate una costina così, leggera, leggera, e quando buttate nell'olio la patatina, in un lampo vi si friggano. E vi si friggano patate normali. Ma poi belle croccantine. Belle così, croccantine, eh? Va bene. E queste, ragazzi, sono felici. Bellissima, va bene, questa ricetta, ti meriti un applauso, Fabio, perché veramente il ketchup fatto in casa è una cosa stupenda. Ricordatevi, è 5 minuti per farlo. Il riso intanto ha continuato a cuocere. Ci ho messo un pochino di olio perché non resisto, non resisto. Intanto se tu va mi bene tiri fuori la padella ti faccio vedere anche... Ah, perché affrittelleremo anche con la passata, non certo poteva mancare, veramente tu prepari le padelle, sì, che siano ben calde, torno ad Antonello Paparella. Allora andiamo a vedere, per capire una passata di qualità, intanto... Parliamo dei contenuti nutrizionali, no? Del pomodoro. Il pomodoro contiene, sì, licopene? Contiene licopene, vitamina A, vitamina C, che però purtroppo le vitamina A e C le perdiamo nel con trattamento cottura termico. Sì, nel però il licopene rimane. Rimane, il licopene fa molto bene perché è un antiossidante, quindi protegge le nostre cellule dall'ossidazione e anche un'azione antitumorale. Tra l'altro i colleghi dell'Università di Chieti hanno di recente fatto degli studi e hanno visto che la somministrazione con la dieta del licopene previene e protegge dai tumori della prostata. Ecco, quindi gli uomini è bene che mangino, sì, tante paste al pomodoro. Eh? Soprattutto fatte con la buccia, col pomodoro intero, perché il licopene è soprattutto sulla buccia e sulla parte superficiale della pollo. Mm. Quindi meglio della passata... meglio fare il succo con ancora i pomodori interi. Ma io faccio il succo col pomodoro intero, ma poi se lo passo va bene lo stesso? Sì, basta passare e lasciare un po' di buccia. Ah, la buccetta passata, bisogna mangiarsela, sì, che sì, fa sì, bene, va sì bene, questo abbiamo scoperto, ok. Senti, fammi vedere come questa, sì, questa macchina, come funziona questa con macchina. Consistometro che... di Bostwick si chiama, ma noi a casa lo possiamo fare con una riga. Sì. Possiamo prendere una riga e appoggiarla sul piatto. Mm. Apriamo sul piatto la nostra fondo? Su un piatto fondo, in maniera tale da dare un po' di pendenza, diciamo, alla riga. Riempiamo qui il nostro... Oh, abbiamo riempito non un po' troppo, niente, va bene. Facciamo partire la nostra ghigliottina, sì, ecco, che fa cadere su questo piano inclinato la salsa. Una salsa di buona qualità deve essere densa. Mm. E questa densità la perde nel tempo perché contiene pectina, come la mela. E quindi ha degli enzimi che possono degradare questa pectina. Infatti per questo i produttori a volte fanno dei trattamenti termici ad alta temperatura per degradare questi enzimi. Se la salsa in 30 secondi percorre meno di 10 centimetri, vediamo che la nostra riga ci indicherà... Questa è buona, questa perché è buona, non sta percorrendo niente. Sta scendendo molto lentamente, è quindi una salsa molto densa. Ok, non ho capito come fare l'esperimento a casa. Una riga così. Così. Immagina che questa sia una okay riga. Sì. La mettiamo così, posizioniamo qui un cucchiaio, un versiamo cucchiaio, cucchiaio e vediamo nostra quanto ci mette a scendere. Vediamo quanto ah, ci scende. Ok, perfetto. E lo misuriamo in quindi centimetri. Più scende lentamente, più è densa la nostra densa passata, più è di buona qualità. Che di solito è dovuto alla percentuale di zuccheri, perché gli zuccheri che poi si misurano, danno la misura in gradi Brix, cioè più alto il numero di gradi Brix e più ci sono solidi disciolti, mm-hmm, che sono zuccheri, danno consistenza e anche dolcezza, certo, alla salsa. La passata deve avere da 5 a 12 gradi Brix. Va bene. Dei pilati parleremo un'altra volta, va bene? Benissimo. Grazie, grazie Antonello Paparella, grazie, grazie mille. E adesso io torno.